Andiamo avanti, signori, dopo aver conosciuto gli Atingani, praticamente le puttane di Istanbul, perché sono le cortigiane solo con un altro nome un pochino più carino, e già cortigiane è carino di suo, la Sentinella parte 2, che la parte 1 si fece una vita e mezzo fa, non farti individuare mentre cerchi i prigionieri, qui gli adepti assassini mi farebbero molto comodo. Chi sei tu? Ok. Hai notizie del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha... camminate insieme, va. Tamane e due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai Templari. No, noi non trattiamo con coloro che fanno leva sugli ostaggi. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. Ok, trova e libera gli assassini imprigionati. Adriano e non farsi individuare e completa la missione entro 5-8 minuti. Sono nemici molto 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 potenti. Non intendevo. Noi comunque ci proviamo. Tentar non nuoce. Allor. È un po' troppo vecchio. E io ho gli adepti assassini in missione perché sono un coglionazzo. Averli adesso mi avrebbe fatto molto comodo. Ok, che devo fare? No. Mica sta venendo su? No. Ok, allora i prigionieri sono quelli. Anzi, è quello proprio. Cioè, palese. E non capisco perché non me lo evidenzi. Allora facciamo così. Bravi. Grazie. Il problema è che adesso si devono ricaricare. Tu passa pure qua davanti, ci penso io. Grazie. Tra l'altro questa è una torre mia, voi non ci dovreste neanche camminare qua intorno. Questa zona è nostra. Chi ha visto cosa è successo qui? Via un altro, meno male. Arrivano tutti da soli, cioè senza dolce compagnia, sennò sarebbe un gran problema. Che aspettiamo che si ricarichino gli assassini, ci siamo quasi. Tra l'altro questa non è neanche levitata, quindi non capisco perché non potrei passeggiare qui. Sto cercando di capire dov'è il prigioniero. Che Dio mi protegga. Via, via. Maledizione. Correte via senza voltarvi. Qui. Bene. Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Sarà diretto lì ora. Ok, l'obiettivo secondario l'avrei anche completato volendo. Appunto. Adesso andiamo a fare le cose serie. Alla scazzo, come piace fare a me. Vabbè, dettagli.
Chissà quante sincronizzazioni totali avrei fallito in Assassin's Creed 1 e 2. Che non c'erano, no, gli obiettivi secondari. Chissà quante ne avrei fallite. Ma anche Watch Dogs 1, ragazzi. Ne avrei fallite un fottio proprio. Ok, non dovrebbe mancare tanto, 125 metri, intanto Ezio ovviamente più vecchio di qualche anno, fa più fatica a arrampicarsi. Bellissimo quando gli adepti assassini di livello 10 e non ti sbagliano neanche un colpo. Io però devo andare di là. E così proprio non mi sta aiutando, grazie. Dovevo andare qua sopra. Oh. Ok, siamo relativamente vicini. Sei un soldato abile, Ezio, ma non potrai salvare questa città da solo. Dici? Vediamo un po'. Ti seguirò dai te. Non dovresti essere qua su. Insegui la sentinella. Ma la piglio la sentinella. Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua. Ma poi i turchi invasero la Valacchia e voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia d'un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? Al mondo. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Finisce qua un'altra sequenza, ragazzi. Sincronizzazione totale ottenuta. Sequenza 3 che ci saluta.